Il nostro paese presentava già delle disuguaglianze molto marcate e questa crisi non ha fatto che acuirle. Sappiamo che le donne già erano meno pagate, avevano percorsi di carriera più difficili, più lenti, non arrivavano ai vertici e la crisi ha acuito questa disparità. Purtroppo la crisi epidemiologica la stanno pagando soprattutto le donne e vorrei esprimere da quest'aula un grazie davvero a tutte le donne italiane. Grazie per tutto quello che stanno facendo ogni giorno in tutti i lavori. Ci sono momenti in cui dobbiamo decidere da che parte far andare la storia, questo è uno di quei momenti. E l'Italia dalla resistenza potrà ripartire solo se è capace di mettere in campo strumenti nuovi, non usare schemi vecchi. E gli strumenti nuovi devono avere il volto e la fattiva partecipazione delle donne, in particolare nel mondo del lavoro e delle istituzioni. Adesso l'Italia ha bisogno di immaginare, di intuizione, ha bisogno di nuove soluzioni e sono caratteristiche che quel pensiero prevalente maschile ha dimostrato di non avere in millenni. Allora se avete a cuore l'Italia, se avete a cuore il fatto che questo paese esca dal guado, questo è il problema numero uno da risolvere, con coraggio e con determinazione.